Ciao, sono Majo, per il format che ci porta a capire se un gioco è da acquistare, mettere in wishlist in attesa di tempi migliori o ignorarlo, andiamo a provare Destructor Among the Breeze, un gioco che mi è stato regalato dagli sviluppatori, che ringrazio, e che ha diverse similitudini con Arkanoid, un gioco dove si aveva una barretta e doveva colpire una pallina, che doveva distruggere delle case. Insomma, che vi spiego se è Arkanoid, lo dovreste sapere. La particolarità però di questo gioco è che si gioca lateralmente, quindi non dal basso verso l'alto, ma da destra verso sinistra, e che c'è un botto di roba da scoprire. È interessante davvero, ma adesso ci andiamo a vedere se merita l'acquisto o meno. Partiamo dal tutorial, va? Allora, usa il mouse per spostarti, colpisci più duro possibile, distruggi sti cosi. Ok. È Arkanoid visto di lato, praticamente. Che vecchio come me sa di cosa parlo. Fa attenzione a questi spari, tornano indietro una volta distrutti. Ok. Ma mi fanno anche gol, vediamo. No, semplicemente c'è da evitare di morire. Ottimo. Quindi è un Arkanoid dove non prendo, però non perdo vite andando a scazzare il lato. Allora, e li sparano. Se prendo quello nel viso mi faccio male. Fin lì direi che credo di aver compreso il che mi volevano dire. Voilà. Distrutto tutto? Ci siamo? Ragazzi, a me sto gioco mi ha già preso. A me sti giochi piacciono. Vi devo dire. Cacchio, sono vecchio. Potenziamento qui. Ok. Premi e trascina il mouse sinistro. Trascina sul lato opposto e rilascia. Ho sempre il terrore che mi passi dietro la palla come negli Arkanoid. Invece devo stare attento che non mi sparino, fondamentalmente. Voglio il potenziamento, però. Ti è protetto il potenziamento. Tre ore lo figlio a pallinate. Oh, che bombe. La sensazione è davvero di manovrare un qualcosa che state spostando e la cui pallina prende la botta che gli date. Non so come spiegarvi, perché non c'è il force feedback chiaramente sul mouse, ma è un po' come se ci fosse una sensazione del peso. Non so che dirvi, insomma, si sente il peso della pallina, sembra proprio di spostare, sarà il rumore, non lo so, ma dà l'idea di tirare forte, forte, forte. Oh, era la fottuta ora. Si spara. Oh, ha un colpo secco era, e basta. Oh, moriamo, questo gioco ho già capito dove vuole andare a parare, è molto carino, rilassante, poi dopo ci saranno più di quei cosi che fanno danno e moriremo alla svelta. Che è morto quello? Di noia, perché voleva farmi finire il tutorial e non ci riuscivo? Potrebbe essere. La distruzione delle strutture provoca il riempimento della barra di allarme. Una volta riempita la barra di allarme, il livello aumenta. Ok, fin là. Non fa una piega. Mettiamolo dentro. Speriamo nell'effetto che inizi a rimbalzare lì dentro all'infinito. E che fa la barra d'allarme? Ok, adesso è piena e... che succede? Bella roba. Là? Ah, c'è una torretta, ecco che succede. C'è anche quella che mi spara fissa ora. Voglio eliminarla. Ma non muore! Bastardissima lei. Quando l'ho letta raggiunge il livello, c'era scritto, ma perché mi sono messa a leggere ora sta cosa? Non era il momento di leggerla. Oh, ed egli muore! Il livello non è finito, ora sì. No! Distruggiti! Ok. C'è altro da sapere nel gioco? No, vittoria infatti. Ok. Adesso andiamo a fare un livello vero e proprio. Prologo. Benvenuto alle Badlands, raccogli una strana sostanza che chiamano Blue Stuff e acquista vantaggi. Ok. Colleziona sfere per acquistare vantaggi. Va bene, va bene. Livello allerta è 0. Ah, questo gioco mi ha già infognato, lo sapevo io. Lo sapevo io. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo che mi infognavo in questo gioco. Lo sapevo. Io lo sapevo. La torretta.
Sono addirittura due torrette bastardissime. Non posso andare neanche a prendere la pallina perché... Fuori. Torretta del manga. Ho distrutto? No, no, ancora lì che rompe i coglioni nonostante tutto. Ma ti rendi conto? Oh no! Oh no! Presa piena! Oh, questa è distrutta, sai. Oh no? Muori, bastarda. Paura perché un po' di roba la devi prendere, un po' di roba la devi evitare. Diventa una cambogia urticante. Ah, mi sono fatto prendere la mano. Adesso scoppia? No, da una serie di sfere blu notevoli però. Poi ci sono i power up, ragazzi. Cioè, già sta cosa ci sono i power up mi ha comprato a me. Che si può comprare? Che si può comprare? Travolgente. Le palle possono passare attraverso le strutture se colpiscono abbastanza forte. Torrette vulnerabili. Le torrette vengono distrutte più velocemente. Non c'è bisogno che rimangano in giro troppo a lungo. Ok, ci abbiamo soldi solo per uno. Direi questo. Bello, 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 bello. Mi piace. Attenzione, vantaggi acquistati rimangono solo per il livello attuale o fino a quando non vieni distrutto. Ok. Guarda come passa ora. Mi tiro una bella bomba. Bello, allarme è salito di colpo tutto insieme. Non è valido però. Aiuto. Aiuto. Oh. Distruggi le torrette. No, c'era nel mezzo di tutto lì. Non torna indietro la pallina. È due ore lì. Ho deciso che non vuole mai più tornare. Oh, non ci capisco più nulla. Questo sta morendo. Aiutiamolo a perire. Oh, devo prendere le cose celesti. E se si colpisce forte. No, sto morendo. Oh no, Ez. Credo che un'idea ce la siamo fatta su se questo gioco meriti l'acquisto o meno. O almeno io me la son fatta. Beh, me l'hanno regalato, ok, va bene, sì, però se l'avessi provato l'avrei comprato probabilmente. Quindi, boh, voi che ne pensate? Tanto vi ringrazio per il tempo passato insieme. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!